Ciao a tutti e bentornati al nostro canale Buon Watch. Oggi volevo parlarvi dell'Omega Speedmaster Apollo 13 Snoopy. E la settimana scorsa stavo chiacchierando con Giovanni, che è il mio guru, è quello che veramente si intende di orologi, e ogni volta mi dà le sue novità, un po', mi racconta un po' di storie. E mi stava raccontando che l'altro giorno era l'anniversario dell'incidente della missione dell'Apollo 13 e dell'orologio commemorativo, l'Omega appunto Speedmaster Snoopy, che si è creato perché era stata premiata dalla NASA. Mi è interessato, mi è piaciuto. Sono andato a cercarmi un po' di notizie, a leggermi un po' di storia. Mi ha appassionato così tanto che mi sono detto: io faccio un video. Vediamo se a qualcun altro può interessare. Molti di voi sicuramente conosceranno la storia. Però, per chi non la conosce, io provo a raccontarla. Per scoprire come nasce il modello Speedmaster Snoopy commemorativo, dovremmo fare un passo indietro. Negli anni 60 la NASA arrivò a un accordo con il creatore dei Peanuts, Charles Schulz, e appassionato della corsa allo spazio di quegli anni, per convertire Snoopy nella mascotte del gruppo di sicurezza di volo della NASA. Dopo il tragico incidente del 1967 dell'Apollo 1, dove persero la vita gli astronauti Grissom, White e Chaffee, la NASA cominciò un programma per migliorare la sicurezza dei progetti futuri, dove collaborano dipendenti e fornitori con l'idea di trasmettere che la sicurezza era nelle mani di ognuno di loro. Con un premio che consiste in un diploma firmato incorniciato, una spilla e un distintivo con il personaggio di Snoopy vestito d'astronauta. I personaggi di questo comics si fecero così familiari che per la missione spaziale Apollo 10 gli astronauti battezzarono la capsula con il nome di Charlie Brown e il modulo lunare con il nome di Snoopy. La missione, che prevedeva eseguire tutte le manovre per un allunaggio, ad eccezione dell'allunaggio stesso, fu conclusa con successo. Così che la NASA iniziò i preparativi per la nuova missione dell'Apollo 11 per portare per la prima volta l'uomo sulla Luna. Ho voluto raccontare parte di questa storia per far capire il legame che c'è e c'era tra la NASA e i nostri personaggi comics. Ricordo anche che la NASA concede il premio Snoopy d'argento a chi ha contribuito ancor più dell'aspettato con un'azione esemplare all'esito di una missione. E questo ci porta alla missione spaziale dell'Apollo 13, che grazie alla performance dello Spin Master, Omega è stata premiata. Apollo 13, decollata l'11 aprile del 1970, doveva essere la terza missione spaziale a sbarcare sulla Luna. Il 13 aprile, quando sembrava andare tutto liscio, un'esplosione del modulo di servizio danneggiò molti equipaggiamenti, riducendo notevolmente la disponibilità d'ossigeno ed elettricità. Da qui la celebre frase: Houston, abbiamo avuto un problema. Jim Lovell, Jack Swigert e Fred Hayes furono costretti a trasferirsi nel modulo lunare Aquarius, che, visto ormai che la missione era compromessa, dovevano utilizzarla anziché per sbarcare sulla Luna come mezzo per il ritorno a casa. Siccome la traiettoria era verso la Luna, per tornare a casa dovevano girare intorno al satellite e finalmente, una volta lasciata alle spalle, accesero il motore LEM per acquistare velocità. E qui entra in gioco l'Omega. La prima accensione del sistema di propulsione si accese per 5 secondi a una potenza del 10%, poi 21 secondi al 40% e quasi 4 minuti al massimo. Questo processo aggiunse 941 km orari all'Apollo 13, riducendo 10 ore il rientro alla Terra, un tempo vitale per la mancanza di energia nel modulo. E proprio per la mancanza di energia, tutti gli elementi elettronici dovettero spegnersi, così che l'ultima accensione, per direzionare il modulo nella giusta traiettoria della Terra, bisognava farlo a mano. E senza i comandi elettronici, per calcolare i 14 secondi che dovevano utilizzare, lo calcolarono con l'Omega Speedmaster Professional. Il resto della storia dell'Apollo 13, come ben sappiamo, finisce con un lieto fine. Nell'ottobre del 1970, Omega riceve il premio Snoopy d'argento per l'eccellente lavoro svolto dallo Speedmaster. Nel 2003 creò un orologio commemorativo, l'Omega Speedmaster Professional, dove si poteva apprezzare nella sfera ore 9 Snoopy con la tuta d'astronauta. E nel 2015 Omega lanciò un'edizione speciale, lo Speedmaster Apollo 13 Silver Snoopy Award, convertendosi in uno dei modelli più desiderati della storia di Omega.
Nella sfera ore 9 si può apprezzare Snoopy dormendo e sognando con la frase "Il fracasso non è un'opzione", frase che realmente il direttore della NASA non disse. Ma lo sceneggiatore del film, quando si stava documentando su come trattarono il problema, spiegò che dovevano mantenere la calma perché il fracasso non era un'opzione. Piacque così tanto allo sceneggiatore che l'ha inserita nel film stesso. Parlando dell'orologio, anche nel fondello appare un medaglione con la figura di Snoopy. La particolarità è che ogni pezzo è fatto a mano e quindi ogni modello è praticamente unico. Una cosa veramente interessante dal mio punto di vista e affascinante è che il trattamento del Superluminova, anziché riempire gli indici, è applicato nei bordi, oltre a illuminare lo stesso Snoopy. Per questa edizione limitata sono stati creati solo 1970 modelli e si vendevano ai tempi a un prezzo di 6.000 euro, mentre chi è interessato al giorno d'oggi a comprarne uno di seconda mano, il prezzo può arrivare anche a 30.000 euro. Teoricamente quest'anno dovevano uscire con un nuovo modello, ma probabilmente con il problema che stiamo avendo col coronavirus hanno preferito o aspettare o a questo punto aspettare altri 5 anni per fare un nuovo modello. Ragazzi, questo è tutto. Spero che vi abbia appassionato. A me mi ha appassionato tantissimo. È vero che io sono è da poco tempo che mi sono appassionato veramente grazie a Giovanni agli orologi e quindi per me queste cose sono nuove, praticamente tutto nuovo. E quindi mi sento un po' come un bambino quando mi raccontano queste storie e mi ci butto proprio a capofitto a leggerle. Avendo creato questo canale di YouTube, sai, ogni tanto mi viene voglia di raccontarle anche a voi, che ripeto come prima, immagino che molte appassionate queste storie l'hanno sentite e risentite. Però spero che qualcun altro come me che è entrato da poco in questo mondo gli possa servire e si possa appassionare ancora di più. Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se così ricordatevi di darvi un mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivervi. Torneremo con tanti altri video e vi saluto. Grazie, alla prossima.